Benvenuti nella soffitta e nel primo episodio di quello che vuole essere una trilogia dedicata al brivido e all'inquietudine. Oggi faremo un viaggio che ci porterà nelle strade di Silent Hill, in occasione del remake per mano di Blooper Team. Armatevi di coraggio, di una spranga arrugginita e soprattutto di una torcia. Silent Hill, una città che non è solo un luogo, ma una vera e propria entità. Un labirinto di nebbia, paura e oscurità che attira chiunque porti con sé segreti, rimorsi o traumi non risolti. Prima dell'arrivo dei coloni europei, Silent Hill era una terra sacra per le tribù native americane. Un luogo connesso a forze spirituali, dove si praticavano rituali di purificazione e comunicazione con il mondo degli spiriti. Ma con l'arrivo dei coloni queste pratiche furono dimenticate, o quasi. Nel corso dei secoli Silent Hill divenne teatro di eventi oscuri, pestilenze, persecuzioni religiose e incidenti inspiegabili. Il lato oscuro della città si radicò soprattutto grazie a una setta conosciuta come l'Ordine. Questo culto misterioso cercava la resurrezione di una divinità antica, convinti che solo tramite distruzione e rinascita si potesse ottenere la salvezza. Da allora le ombre di Silent Hill non si sono mai più diradate. La città esiste in più realtà, ma all'apparenza può sembrare una normale cittadina abbandonata. Ma chi si avventura troppo in profondità scopre ben presto che c'è molto di più. La città ha tre volti, o meglio tre versioni. La prima è la città che conosciamo, strade vuote e palazzi deserti. Ma basta fare un passo in più per entrare nella Silent Hill avvolta nella nebbia. Infine, un incubo vivente di ruggine, sangue e decadimento, dove le paure più profonde prendono vita sotto forma di esseri mostruosi, come ad esempio Pyramid Head, che rappresenta il giudizio, la punizione, una figura che incarna la repressione e il tormento interiore. Le infermiere distorte, note come Bubblehead Nurses, simbolo della corruzione della cura e del desiderio represso. Creature che riflettono i pensieri e i tormenti del protagonista proprio di Silent Hill 2. E infine ci sono i Grey Children, spaventose rappresentazioni dell'innocenza perduta. Essi incarnano le paure di chi è stato privato di un'infanzia normale, come Alessa, uno dei personaggi chiave della storia di Silent Hill. Non sono ovviamente tutte le mostruosità che si aggirano tra i vicoli della città, ma bastano a rendere perfettamente l'idea di quanto può essere pericolosa ed inquietante l'atmosfera che viviamo pad dalla mano. Ma abbiamo detto che Silent Hill non è solo un luogo fisico, è uno specchio per l'anima. La città sembra attirare le persone con traumi profondi, persone che non hanno risolto i propri conflitti interiori. Qui i demoni non sono solo nelle strade, ma anche nella mente. La città costringe chi vi entra a confrontarsi con i propri incubi, spesso in modi brutali e terrificanti. Silent Hill, tra l'altro, è ispirata ad una città realmente esistente, Centralia, per l'esattezza, in Pennsylvania. Una città fantasma abbandonata a causa di un incendio di una miniera di carbone che brucia da decenni. La nebbia così iconica, oltre che essere un chiaro riferimento alla storia reale di Centralia, è anche collegata agli avvenimenti che hanno portato Silent Hill al suo abbandono, anche se fu inizialmente un trucco per nascondere i limiti grafici del primo gioco su PlayStation 1, diventando poi una delle caratteristiche più riconoscibili della serie. Ovviamente parleremo di ogni capitolo in maniera abbastanza superficiale. Se poi volete che ci concentriamo su un singolo episodio che non sia il 2, beh, fatemelo sapere nei commenti. Silent Hill è stato rilasciato nel 1999 per la cara vecchia PlayStation. A differenza di molti survival horror dell'epoca, il gioco non si concentra su zombie o laboratori segreti, ma su una cittadina misteriosa, completamente avvolta dalla nebbia. Il nostro protagonista, Harry Mason, è in viaggio con la figlia adottiva, Cheryl, quando un incidente d'auto lo lascia privo di sensi. Al suo risveglio, Cheryl è sparita. Da qui inizia una ricerca per ritrovare la figlia, ma la città sembra avere
piani diversi, tra scuole deserte, ospedali abitati da infermiere inquietanti e una quantità di mostri deformi mai vista prima. Un elemento memorabile è la radio che emette suoni statici quando i mostri si avvicinano. Geniale per aumentare la tensione e per farti perdere qualche anno di vita. Scopriamo che Silent Hill, come abbiamo detto, non è solo un luogo maledetto, ma è il risultato di rituali di un misterioso culto locale che ruota attorno ad Alessa Gillespie, una ragazza dal passato tormentato. Questo culto è fondamentale per la lore della serie e sarà una presenza costante nei successivi capitoli. La sofferenza di Alessa e il suo destino sono intrinsecamente legati alla città e agli eventi che la trasformano in un incubo vivente. Ma chi era Alessa? E perché il suo destino ha segnato per sempre la città di Silent Hill? Alessa Gillespie è nata in un ambiente che fin dall'inizio era segnato dalla sofferenza. Sua madre, Dahlia Gillespie, era una delle leader del culto oscuro di Silent Hill, l'ordine. Dahlia non vedeva Alessa come una figlia, ma come un tramite. La considerava una sorta di prescelta, il mezzo attraverso il quale una potente divinità avrebbe potuto essere riportata nel mondo. Questo culto oscuro credeva che il dolore, il sacrificio e i rituali sanguinari potessero risvegliare un dio dormiente. La vita di Alessa fu un inferno fin dai suoi primi giorni. Isolata, maltrattata e considerata strana dagli altri bambini e dagli altri abitanti della città. Era tormentata sia a scuola che nella sua stessa casa. Ma non era solo il bullismo a renderle la vita insopportabile. Alessa possedeva poteri psichici straordinari, un'abilità che, lungi dall'essere un dono, sembrava una maledizione. La sua capacità di influenzare il mondo intorno a lei la isolava ancora di più, lasciandola prigioniera della sua stessa esistenza. Sua madre, Dahlia, guidata dalle credenze fanatiche, sottopose sua figlia ad un rituale terribile, con l'obiettivo di risvegliare la divinità chiamata Samael. Con i suoi poteri era il tramite perfetto per questo rituale. Tuttavia, l'incantesimo non andò come previsto. Durante il rito, Alessa fu bruciata viva. Il suo corpo fu avvolto dalle fiamme, eppure non morì. Nonostante il dolore insopportabile, la sua volontà era così forte da impedire al rituale di completarsi completamente. Intrappolata in un tormento eterno, restò viva, sebbene gravemente sfigurata. Fu nascosta e tenuta in vita contro la sua volontà in un ospedale abbandonato, mantenuta in uno stato di costante sofferenza. Ma l'odio e la disperazione di Alessa non si fermarono lì. La sua sofferenza era tale da influenzare la realtà stessa. Silent Hill iniziò a trasformarsi in una manifestazione del suo dolore, con la nebbia che avvolgeva la città e le sue paure e angosce che si concretizzavano sotto forma di mostri. Il suo potere aveva diviso la città in due realtà distinte e separate. La Silent Hill nella nebbia e l'altro, un inferno rugginoso e sanguinolento, una riflessione del suo tormento interiore, noto appunto come Otherworld. La storia del primo Silent Hill ruota proprio attorno al tentativo di Dahlia di riunire le due metà dell'anima di Alessa, per completare finalmente il rituale. Harry, nel frattempo, cerca disperatamente di trovare sua figlia, senza sapere che sta diventando una pedina in un gioco molto più oscuro. Alessa, che desidera porre fine alle sue sofferenze, tenta in vari modi di impedire che Cheryl venga catturata e che il rituale venga completato. Ma anche dopo la fine della storia di Alessa in Silent Hill, la sua influenza resta ancora palpabile nella città. Il trauma e la potenza psichica riversata da Alessa l'hanno trasformata in una sorta di dimensione del terrore. Ogni nuovo protagonista che vi entra in contatto resta in qualche modo toccato da questa realtà. Anche se la sua storia potrebbe essere conclusa, la sua ombra continua a gettare il suo lungo velo oscuro su tutto ciò che accade nella città. Silent Hill 2, prossimo al remake, è originariamente uscito nel 2001. Ed è spesso considerato il capolavoro della saga. James Sunderland riceve una lettera dalla moglie Mary. Ma c'è un piccolo problema. Mary è morta da 3 anni. La lettera lo invita a Silent Hill, il loro luogo speciale. Mentre esplora la città, James incontra vari personaggi enigmatici, come Laura, una bambina stranamente spensierata in un luogo tanto terrificante, e Maria, una donna identica a sua moglie, ma con un abbigliamento decisamente più provocante. Questi personaggi non sono lì per caso, sono specchi del subconscio di James, rappresentazioni
dei suoi desideri, colpe e paure. E poi c'è lui, l'icona stessa di Silent Hill, il Pyramid Head. Questo mostro dal gigantesco elmo piramidale e dalla forza brutale è una manifestazione della colpa di James. Inutile dire che le sue apparizioni sono tra le più spaventose di tutta la serie. Il gioco è anche noto per i suoi finali multipli, permettendo interpretazioni diverse della trama e del destino di James. Ma appunto, non facciamo ulteriori spoiler, d'altronde sta uscendo il remake e stiamo già viaggiando sull'orlo del ban. Silent Hill 3 è uscito nel 2003. È il sequel diretto del primo gioco. La protagonista è Heather Mason, una teenager che vive una vita apparentemente normale, fino a quando, ovviamente, Silent Hill la richiama. Heather viene improvvisamente catapultata in un incubo durante una visita a un centro commerciale. L'Otherworld, quella versione distorta e infernale della realtà, fa qui il suo ritorno in grande stile, con aree che cambiano aspetto in maniera inquietante e creature grottesche che attaccano senza sosta. Durante la sua fuga, Heather viene perseguitata da Claudia Wolf, un membro del culto che vuole riportare in vita un'antica divinità. C'è molto di più sotto la superficie, ma senza spoiler. Sappiate che Heather ha una connessione profonda con gli eventi del primo gioco e il destino di Silent Hill stessa. Silent Hill 4 The Room è una piccola deviazione rispetto alla formula originale della serie. Rilasciato nel 2004, il gioco ci introduce Henry Townshend, un uomo intrappolato nel suo appartamento. Le porte sono sigillate dall'interno, nessuno risponde alle sue grida e, beh, la claustrofobia sale alle stelle. In Silent Hill 4 l'appartamento stesso funge da hub centrale. Henry scopre un buco nel muro del bagno che lo conduce a una serie di mondi bizzarri e terrificanti, tutti collegati al killer seriale Walter Sullivan. Ogni mondo è pieno di fantasmi e creature che non sono proprio i migliori vicini di casa. Anche la prospettiva di gioco cambia, l'appartamento si esplora in prima persona, un'innovazione per la serie, mentre le altre sezioni rimangono in terza persona. Nonostante alcune critiche per il cambiamento di stile, The Room ha introdotto meccaniche uniche che, per alcuni, lo rendono un cult sottovalutato. Dopo Silent Hill 4 The Room, Konami ha iniziato ad esplorare nuovi modi di creare realtà alternative in Silent Hill, con una serie di spin-off e capitoli successivi che hanno generato reazioni molto alterne nei fan della saga. Alcuni hanno cercato di tornare alle origini della serie, mentre altri capitoli hanno cercato di innovare. Iniziamo con Silent Hill Origins, rilasciato nel 2007 per la PSP e successivamente portato su PS2. Questo prequel ci mette nei panni di Travis Grady, un camionista che si ritrova accidentalmente a Silent Hill mentre tenta di salvare una ragazzina da un incendio. Avete indovinato? La ragazzina è Alessa Gillespie, il fulcro degli eventi del primo gioco. La formula è quella classica: nebbia densa, mostri deformi e atmosfere opprimenti. Tuttavia, Origins introduce un'interessante meccanica che permette a Travis di viaggiare tra il mondo normale e l'Otherworld, attraverso l'uso di specchi. L'idea di un camionista qualunque che si ritrova coinvolto negli oscuri segreti della città aggiunge un tocco diverso alla narrazione. Nonostante fosse pensato per un dispositivo portatile, Origins mantiene molti degli elementi che hanno reso grande la serie. Però ammettiamolo, le sessioni con la PSP potevano risultare ancora più angoscianti, soprattutto quando giocavi nel buio totale. Passiamo poi nel 2008 a Silent Hill Homecoming. Qui seguiamo Alex Shepard, un soldato reduce di guerra che torna nella sua città natale per scoprire cosa sia successo a suo fratello scomparso. Alex si ritrova a Silent Hill e, come al solito, la situazione degenera molto rapidamente. Rispetto ai titoli precedenti, Homecoming è più orientato all'azione, con un sistema di combattimento che riflette le abilità militari di Alex. Nel 2009 arriva poi Silent Hill Shattered Memories, che non è un semplice remake del primo gioco, ma piuttosto una sua rilettura. Harry Mason è ancora alla ricerca della figlia Cheryl, dopo un incidente d'auto. Ma questa volta il gameplay è radicalmente diverso. Nessun combattimento, solo fuga e sopravvivenza. Ciò che rende Shattered Memories unico è il suo sistema psicologico dinamico. Durante il gioco verrai sottoposto a delle sessioni di
terapia in cui dovrai rispondere a domande su te stesso. Le tue risposte cambiano il mondo di gioco, modificando il comportamento dei personaggi, l'aspetto dei mostri e perfino il finale. E invece dell'Otherworld, coperto di ruggine e sangue, qui il mondo si trasforma in un desolato paesaggio ghiacciato durante le sequenze di inseguimento. Arriviamo a Silent Hill Downpour, rilasciato nel 2012. Questo me lo sono sparato tutto su YouTube grazie a Johnny Creek, che l'ha giocato interamente in video. Qui vestiamo i panni di Murphy Pendleton, un detenuto in fuga dopo un incidente con il furgone della prigione che lo trasportava. Mentre cerca di scappare da Silent Hill, Murphy si trova intrappolato in una storia che esplora colpa, punizione e redenzione. La pioggia gioca un ruolo cruciale nel gioco, aumentando di intensità quanto più Murphy si avvicina al pericolo. Le meccaniche di esplorazione sono tornate a essere centrali, con un mondo più aperto da investigare. Certo, non ha raggiunto le vette dei primi capitoli, ma ha cercato di riportare Silent Hill a una dimensione più esplorativa e psicologica. Nel 2012 arriva poi Silent Hill Book of Memories, e qui le cose prendono una direzione piuttosto inaspettata. Questo titolo per PS Vita è in realtà un dungeon crawler isometrico, una sorta di hack and slash che si discosta completamente dalle atmosfere della serie principale. Invece di essere un survival horror psicologico, Book of Memories è un gioco d'azione dove crei un personaggio personalizzato e ti fai strada attraverso livelli pieni di mostri. E si può giocare anche in modalità cooperativa. Una svolta che ha fatto grattare la testa a molti fan. Prima di arrivare al prossimo, una menzione di onore va fatta a ciò che avrebbe potuto essere il futuro della serie, e che purtroppo non si è mai concretizzato. Nel 2014 Hideo Kojima, il leggendario creatore di Metal Gear Solid, e Guillermo del Toro, maestro del cinema horror, stavano lavorando a Silent Hills, un nuovo capitolo della serie. Un assaggio di questo progetto si chiamava PT, che sta per Playable Teaser, una breve ma incredibilmente efficace demo rilasciata su PS4. PT ci metteva nei panni di un anonimo protagonista intrappolato in un corridoio infinito e terrificante. Il gioco era un capolavoro di tensione e i fan erano in estasi. Ma poi Silent Hills venne cancellato a causa di dissidi tra Konami e Kojima. E tornando a giochi effettivamente usciti, nel 2024 Konami rilascia per PS5 Silent Hill The Short Message, una sorta di demo barra esperienza horror in cui viviamo la storia di Anita, che dopo aver ricevuto un messaggio dalla sua amica Maya si ritrova in un palazzo in rovina, famoso per le voci sui suicidi avvenuti all'interno. Anita perde il senso della realtà in quei corridoi e si ritrova in luoghi bizzarri e sovrannaturali, inseguita da un mostro deforme, con un solo indizio da parte di Maya. Non è possibile andarsene finché non lo trovi. Cosa sta cercando in realtà Anita? Lo scopriremo solo alla fine del gioco. Naturalmente non possiamo dimenticare i prodotti esterni al mondo videoludico. Nel 2006 Silent Hill ha fatto infatti il suo debutto sul grande schermo, con un film diretto da Christoph Gans. Anche se non perfetto, è uno dei pochi adattamenti cinematografici di videogiochi che ha saputo mantenere l'atmosfera e lo stile visivo della serie. Il sequel, Silent Hill Revelation, nel 2012, è stato un po' meno apprezzato. Ok, molto meno apprezzato, ma almeno ci ha regalato Pyramid Head, che brandisce una spada grande quanto un SUV. Silent Hill non è solo una serie di videogiochi, ma una vera e propria esplorazione della mente umana e delle sue paure. Ha cambiato profondamente il modo in cui guardiamo l'horror nei videogiochi, mischiando paura psicologica, atmosfere opprimenti e storie ricche di simbolismo. E sebbene il futuro della serie sia ancora incerto, viste le prossime uscite, la sua eredità è indiscutibile. Questo era appunto il primo video di quello che vorrei fosse una trilogia dedicata all'horror. Oggi abbiamo parlato di videogiochi, la prossima volta parleremo di fumetti e quella dopo ancora, chissà. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per supportare il nostro lavoro su YouTube, ma basterebbe anche solo un'iscrizione o un commento per poterci aiutare e far capire all'algoritmo che facciamo roba buona. Quindi la prossima volta che vedrete un po' di nebbia per strada, ricordate che potrebbe non essere solo il meteo. Meno male che c'era io. Vabbè, me ne sarei accorto.